Il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Hanno deciso di schierare un centrocampo folto 4-5-1. Questo modulo è utile quando una formazione non può permettersi di affrontare l'avversario a viso aperto. Ma l'efficacia è fortemente legata all'abilità dell'uomo solitario in attacco. Mantenere la palla e far salire i compagni sono la chiave. La punta giusta, là davanti, può far fruttare al meglio la decisione di schierare 5 uomini di centrocampo anche nella fase offensiva. Eccoci, si comincia. Milan ed Empoli. Chukwueze. Chukwueze la mette in mezzo. Haaland! Messi! E la palla è entrata! Un gol che è anche una dimostrazione di leadership. Il capitano apre le danze e dà l'esempio a tutta la squadra. Grande inizio! È chiaro che il portiere non l'ha vista partire, direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Ha segnato al terzo minuto, numero 10, Messi! 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 Un inizio col botto, Luca. Un gol che mette subito in chiaro le cose. Chukwueze. Cross di Chukwueze. Salto clamoroso e traversa. Grassi. Che botta. E il palo salva il portiere. Ecco Valverde, prova a tirare. Splendida reazione del portiere. Non si passa, ottima parata. Una parata eccezionale, un intervento d'applausi. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Haaland! Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Pazzini. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Non impensierisce la difesa. Che giocata, Andri. Colpisce il pallone. Gol, non sbaglia. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione.
due gol di vantaggio e partita in discesa. La partita si è messa bene per loro nel giro di una decina di minuti. Il calcio è fatto così, è fatto di momenti e di partite all'interno della partita stessa. Valverde. Valverde! Da lontano! Gol incredibile! Davvero un gol bellissimo questo! Bellissimo! Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Gol per il Milan. Ha segnato al 15° minuto, numero 6. Tre gol di vantaggio iniziano a diventare tanti, eh? Questo è un colpo tremendo per gli avversari. Se vogliono reagire, dovranno sforzarsi di mantenere il sangue freddo, concentrarsi sulle giocate semplici e tornare a macinare il loro calcio. Mi sembra chiaro che abbiano deciso di affidarsi al possesso palla e al gioco di posizione, Fabio. Sì, Luca, guarda come gestiscono lo spazio per trovare sempre l'uomo libero dietro la linea di pressione avversaria. È vero, e alla fine giocano in maniera semplice, passaggio corto su una traccia pulita, anche dietro se necessario. Eppure risalire il campo così non è facile e servono i movimenti giusti di tutta la squadra. Che pallone gli ha dato! Occhio alla conclusione! E c'è ancora un gol! Sembrano avere il totale controllo della gara. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Sono movimenti ripetuti mille volte in allenamento, ma eseguirli alla perfezione in partita, innanzitutto non è facile e deve essere molto gratificante. E loro è un dominio assoluto. In questo momento sono implacabili. L'allenatore continua a incoraggiarli perché sa che bisogna sfruttare al meglio l'inerzia a proprio favore. Stanno giocando bene e sono anche divertenti da vedere. Chukwueze. Messi. Frenkie de Jong. Messi riceve la palla, cerca la giocata di fino, vede la porta, da gran palo! La difesa non si fa sorprendere, spazza. Calabria si spinge in avanti, numero per sgusciare via, cross di Calabria, svetta di testa. È un pallone interessante, l'ha colpito anche bene, ma non abbastanza da indirizzarlo nella giusta maniera. Ancorin. Frenkie de Jong. Oggi è autore di un assist. Hernandez. Tocco di fino. Va a cercare il secondo. Ci prova. Non è riuscito a mantenere il pallone basso. Ismaili, Grassi, il Milan è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Colombo, Pazzini, Ghiasi. Valverde e lo maltratta addirittura per recuperare la palla, però non c'è fallo. Occasione ghiotta. Posizione irregolare però.
bella parata! Poteva servire qualche compagno in quell'occasione, forse ha tenuto palla un po' più del dovuto. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Chukwueze. Chukwueze! Un tiro ben eseguito. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Ismaili. Ecco Grassi. Ci saranno 3 minuti di recupero. Pazzini. La gioca sulla destra. Rafael Leao. Evita l'avversario con un dribbling elegante. Rafael Leao. Prova sul secondo palo. Chukwueze. E il pallone finisce in rete. Sappiamo tutti che per un professionista il gol è sempre una soddisfazione. Ma qui c'è da domandarsi se non sia meglio rallentare un po' per non umiliare troppo gli avversari. I tifosi della squadra che sta subendo rumoreggiano, almeno quelli che non se ne stanno già andando. Non è facile vedere la tua squadra dare uno spettacolo così dal vivo. Partita saldamente nelle loro mani. Holland. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Finisce il primo tempo, è il momento di un po' di ristoro. Molti sorrisi e facce rilassate da una parte, solo musi lunghi dall'altra. E tanto, tanto divertimento per gli spettatori neutrali. La miglior difesa è l'attacco. Se giochi con questa efficienza nella metà campo avversaria, c'è poco da fare per gli altri. Non so per quanto siano in grado di mantenere un ritmo così alto, ma senza dubbio questo piano sta dando i suoi frutti. Il Milan ha messo in piedi una prova fin qui superlativa. L'allenatore dovrà cercare di mantenere alta la concentrazione dei suoi, nonostante la vittoria sia già in tasca. E iniziano i secondi 45 minuti. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente l'azione. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari. Messi! Palla che finisce fuori. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Grassi. Pazzini. Anchorin. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Holland! Un tiro cui non mancava certamente la potenza. Forse in questo caso avrebbe fatto meglio a giocarla o ad avvicinarsi un po' di più alla porta. È un tentativo da lontano ma completamente sballato. Ismaili? Ghiasi. Palla ad Holland. C'è Messi? Ci crede, cerca la porta. La pioggia di gol poteva continuare con la sesta rete. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi disponibili in attacco. Qui gioca gente che può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere inserimenti dietro la linea difensiva. Cross in arrivo. Pezzella. La palla in avanti verso il compagno. 80.953 spettatori. Messi. Chukwueze. Holland. Può andare alla conclusione. Ecco il tiro. E il loro secondo corner del match. Ancora nessuno per i rivali.
ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. La qualificazione sembra in cassaforte, è probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto... Holland! La mette in rete! Ancora un gol, sono chiaramente superiori e infieriscono. Vogliono portare a casa un risultato da ricordare. Stanno facendo una partita straordinaria. Tutto sembra facile, tutto funziona. Gli avversari invece stanno contando i secondi che mancano al fischio finale. Vorrebbero sparire. E sono due, oggi non si ferma più. Grassi, Anchorin, difesa energica e decisa. Frenkie de Jong, Hernandez, controlla la palla e inizia ad accelerare. C'è Messi, chance per tirare. C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto, eroico. Messi, palla a Calabria. Calabria, Chukwueze. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Valverde. Valverde! Hanno trovato il gol! E stiamo raggiungendo punteggi più propri del tennis o del calcetto. Vediamo quando si fermeranno. Mi permetto, Fabio, di spezzare una lancia a favore dei ragazzi che stanno subendo una sconfitta così sonora. È uno di quei giorni in cui non ti funziona niente e saltano gli schemi studiati in allenamento. Tutto quello che fai si trasforma in un gol subito. Può capitare anche ai migliori, devono riflettere e riprendersi. Tre gol! È una giornata memorabile per lui. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Riceve la palla. Vediamo se può capitalizzare. Ruba palla in modo magistrale. Provano a orchestrare il contropiede. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Holland. Rafael Leao. Rafael, non si passa! Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Frenkie de Jong. Messi. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Ismaili. Grassi, Viti, Pezzella, Messi, Chukwueze, Calabria, ecco Valverde, tenta la conclusione. Il quarto uomo indica 2 minuti. Cerca l'uomo là davanti. Messi ha già lasciato il segno oggi. Hernandez. Gioca una palla lunga. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Un trionfo senza esitazione, hanno giocato bene, hanno segnato tanto e soprattutto sembrava che si divertissero in campo. Una squadra così non teme rivali. Valverde si va a prendere meritatamente il pallone, grande tripletta. E tu cosa ne pensi della partita, Luca?
Sono andati in rete alla prima occasione dell'incontro, però cominciare bene è un merito. Poi loro su quel gol sono stati bravi a costruire le basi della vittoria.